sono contento di presentare, in particolare a quelli di voi che non sono regolari frequentatori del programma di matematica nel mondo contemporaneo, nel piano di attività organizzato dall'Accademia dei Lincei e dalla Scuola Normale, e il professor Massimo Fornasier della Technische Universität di Monaco, e il quale ha tenuto la settimana scorsa alcune lezioni appunto rivolte ai partecipanti al programma sulla teoria delle wavelets e le applicazioni di questa teoria matematica in altri campi. E oggi questa è la sua lezione conclusiva, in cui ci presenterà un'esperienza che lui ha svolto e diretto personalmente, tesa a recuperare un importante affresco rinascimentale del Mantegna a partire da una gran quantità di frammenti dovuti insomma agli eventi del secondo conflitto mondiale. E quindi oggi ci parlerà di questa sua esperienza, indicandocene i risvolti matematici e quindi abbiamo pensato di organizzare qualcosa di aperto a pubblico più ampio e lascio quindi la parola a lui. Allora, grazie mille, bentornati per quelli che hanno partecipato al corso. Ci saranno dei riferimenti ad alcuni dei risultati che abbiamo visto nelle volte precedenti. In particolare, se vi ricordate, avevamo parlato del teorema di Shannon. Il teorema di Shannon dice sostanzialmente che se ci sono delle funzioni a banda limitata, allora sono campionabili e ricostruibili a partire dai campioni. E avevamo un meta corollario di questo risultato che diceva che per funzione a banda limitata prendere un prodotto scalare della funzione definita sul continuo o prendere il prodotto scalare della funzione campionata su un reticolo discreto sono la medesima cosa. Non vedremo una applicazione delle ondine in questa particolare lezione, però vedremo alcune applicazioni dell'analisi di Fourier, in particolare della teoria del campionamento, applicata diciamo ad un problema reale. Allora, prima di parlare del problema che vorrei raccontarvi oggi, mi permetto ancora una volta di fare un richiamo, e cioè ad una dinamica di passaggio che c'è stata nel secolo scorso, che è iniziata sicuramente nel secondo dopoguerra, è diventata molto più chiara verso la fine degli anni Ottanta, e cioè il passaggio della matematica applicata, ispirata alla fisica, o motivata dalla fisica, a partire dalla teoria della relatività, per poi la meccanica quantistica, hanno dato tutti degli input molto forti nello sviluppo della matematica applicata, ad un momento in cui questi strumenti della matematica applicata, ispirata dalla fisica, hanno cominciato a rivolgersi a problematiche che andavano oltre la fisica. Va bene? Ed è esattamente di questo che vorrei parlare oggi, con degli esempi concreti. Quindi diciamo che la matematica, come ogni altra attività creativa umana, rispecchia il tempo in cui sostanzialmente si svolge. Quindi, come la musica di Mozart era un certo tipo di musica a quel tempo e rispecchiava non so, anche la società, gli sviluppi filosofici di quel tempo, la musica odierna si rivolge a un pubblico che ha una struttura molto più complessa, e altrettanto la matematica è stata di questo tipo, e soprattutto la matematica cosiddetta applicata, cioè la matematica che si ispira a problematiche reali, si muove
diciamo, nei confini e cerca di rispondere alle problematiche che la società in cui i matematici vivono pongono. Per esempio, dicevo appunto, la matematica fino ai primi, prima del dopoguerra era molto ispirata alla fisica. Nel secondo dopoguerra diciamo, c'è stato un tentativo di utilizzare questi strumenti per andare oltre la mera fisica. Qui abbiamo per esempio una modellizzazione sempre ispirata da strumenti per la fisica ad un problema che è biofisico, cioè un problema che rappresenta la fisica dei vasi sanguigni, però si tratta di strutture che, se si vuole, sono biologiche, non sono strutture meramente, diciamo, meramente fisiche nel senso inteso di particelle semplici o relazioni fondamentali tra quantità fondamentali, diciamo. Quindi si è già percepito negli anni 70-80 la necessità di andare oltre. Adesso la matematica è in grado persino di spiegare come si comporta il sangue all'interno dei vasi sanguigni. In linea di principio possiamo simulare un'operazione di bypass prima di farla, per poi valutare l'impatto dell'operazione e decidere se farla, non farla, come farla, quale bypass fare in anticipo rispetto a poi realizzarla veramente. Cioè possiamo in un certo senso astrarre la realtà, fenomeni delle realtà che non sono fisici e operarvi matematicamente per poter come dire, rappresentare la realtà e eventualmente operarvi successivamente. Ma una delle rivoluzioni più grandi che ci sono state nella matematica applicata nella realtà è stato il fatto che abbiamo cominciato a misurare, quindi a trasformare in numeri cose che prima non si pensavano in quei termini. E quindi la rivoluzione che c'è stata è stata soprattutto la rivoluzione di tipo digitale, cioè la digitalizzazione è essenzialmente un passo di trasformazione di un oggetto di interesse in numeri, d'accordo? Noi adesso siamo abituati all'idea di poter con il nostro cellulare facilmente acquisire un'immagine e questa acquisizione di un'immagine è automaticamente trasformata in numeri. Però già negli anni 80, negli anni 70, cioè poco tempo fa, questo non avveniva. Avveniva che noi facevamo una fotografia su un supporto di tipo analogico, magari su pellicola, la trasformavamo in carta e poi eventualmente con l'avvento degli scanner trasformavamo punto per punto in una valutazione della luminosità dell'immagine in dei numeri. Va bene. Questo passaggio concettuale del fatto che noi possiamo trasformare persino delle immagini, che sono una delle cose più fruibili dall'essere umano grazie alla vista, in numeri, è stata una rivoluzione. Ci ha fatto capire che non solo le immagini, ma anche i suoni, ma anche per dire persino le opinioni delle persone adesso sono valutate numericamente e ci sono strategie di marketing basate su una valutazione dell'interesse di una persona per un prodotto piuttosto che un altro. Cioè abbiamo cominciato a pensare che ciò che può essere trasformato in numero, essere misurato, può essere pressoché qualsiasi cosa. Ma una volta che noi trasformiamo degli oggetti in numeri e li rappresentiamo matematicamente, ci possiamo porre il problema della fedeltà e qui torniamo al discorso del teorema di Shannon, no? Però una volta che li trasformiamo in numeri, in un numero magari finito di numeri, allora possiamo operarvi con la matematica, perché la matematica
permette di fare delle operazioni, le più semplici, l'addizione, la sottrazione, moltiplicazione, divisione, queste operazioni, ma come abbiamo visto possiamo fare qualcosa di ben più complesso, calcolare una trasformata di Fourier discreta, per esempio. Noi abbiamo visto nel corso che ha preceduto questa lezione che è possibile estrarre da un numero finito di informazioni delle frequenze fondamentali che rappresentano sostanzialmente la trasformata di Fourier discreta, e abbiamo anche visto che la trasformata di Fourier discreta si calcola in maniera molto rapida, lo ricordate? Ecco, quindi vedremo come per esempio la trasformata di Fourier discreta, una delle operazioni che abbiamo matematiche, operatore matematico che abbiamo utilizzato nel problema dell'affresco, che vedremo tra un po', è stata fondamentale, d'accordo? Quindi trasformare un affresco in numeri ci ha consentito di operarvi con la trasformata di Fourier, che è una cosa molto sorprendente se uno non ci è abituato a pensare, cioè non è abituato a pensarvi. Allora, quello che vi racconto in termini diciamo più divulgativi è stato raccolto in parte in un libro, che è questo libro indicato sullo schermo. Permettetevi di introdurre il problema su cui vogliamo operare matematicamente. È un problema che ha delle origini antiche, cioè nasce nel 1448 più o meno, va bene, e si sviluppa in diversi momenti della storia che richiamerò e che vi pregherei di tenere presenti, e uno di questi momenti importanti è stato l'11 marzo del 1944. Durante questo periodo gli americani avevano cominciato a bombardare sull'Italia, e in particolare vicino alla chiesa, vicino alla stazione dei treni di Padova c'era una base tedesca, e l'intenzione degli americani era quella di colpire questa base. In questo tentativo, diciamo, purtroppo hanno colpito una chiesa, che si chiama Chiesa degli Eremitani, che non è molto distante dalla stazione dei treni. E in questa Chiesa degli Eremitani erano contenuti degli affreschi di Mantegna e altri pittori, che decoravano la cappella funeraria di una famiglia antica della città di Padova, la famiglia Ovetari. Immediatamente dopo il bombardamento, famiglie di Padova, coordinate da un maestro locale di scuola, vanno a raccogliere i frammenti degli affreschi e con i banchi della chiesa costruiscono delle casse e ripongono i frammenti raccolti in queste casse, che vengono successivamente inviate a Roma presso l'Istituto Centrale del Restauro, nella speranza che questi affreschi potessero venire ricomposti. Quanti di voi hanno fatto un puzzle di 1000 pezzi? Quanti di voi un puzzle di 2000 pezzi? Wow! Quanti di voi 3000 pezzi? 5.000? 10.000? Ecco, diciamo che questo affresco è un puzzle di 100.000 pezzi. Ok, quindi un puzzle piuttosto difficile e soprattutto, come vedremo, è un puzzle incompleto, perché, ahimè, i frammenti raccolti erano molto meno di quello che erano gli affreschi originariamente. Quindi un puzzle gigantesco da ricomporre, nemmeno completo, e quindi, diciamo, con le tecnologie e le conoscenze del tempo risultò pressoché impossibile risolvere il problema. Va bene. Non riesco ad avanzare con il... Adesso è partito. Allora, la chiesa, la cappella Ovetari è ricostruita qui in un'animazione tridimensionale, che è stata fatta appunto nel periodo degli anni, alla fine degli anni 90, da uno studente di ingegneria dell'Università di Padova,
e sostanzialmente raffigura l'interno della cappella in tre dimensioni come a quel tempo si immaginava potesse essere stata e in particolare, come possiamo vedere nelle, in queste immagini, vi sono delle foto che sono state utilizzate per ricostruire la cappella, che sono persino a colori di questi affreschi, e però sono foto del 1940, quindi tra le prime foto a colori di opere d'arte fatte in Italia, e la grana di queste immagini è pessima. Se uno va a vedere queste immagini a occhio nudo si vedono persino i punti di colore, nonché i colori sono falsati, per quanto i colori siano abbastanza veritieri o sembrino veritieri, in realtà sono falsati in maniera molto forte dalla tecnica fotografica che era stata utilizzata. Vi sono invece altre immagini in grigio che in altre parti dell'affresco, come vedete, ci sono delle immagini invece in bianco e nero, e queste sono immagini che sono state fatte nel 1920, sono delle foto fatte nel 1920 dai fratelli Alinari, d'accordo? E hanno una qualità molto elevata a livello di risoluzione, non hanno distorsioni prospettiche di alcuna rilevabili, quindi delle ottime fotografie ancora archiviate presso l'archivio Alinari a Firenze. Ecco, questi sono gli affreschi immediatamente dopo il bombardamento. Come vedete è un problema decisamente difficile da risolvere, e per capire un po' l'importanza di questi affreschi, io vivo in Germania, cerco, quando presento questo tipo di lezione, cerco di connettere il problema alla cultura tedesca, e c'è un punto di contatto molto interessante che è appunto Goethe. Goethe nel 1700 visita l'Italia, scrive un libro, un diario del suo viaggio in Italia, che tra l'altro è una delle opere letterarie che danno forma, se volete, un po' anche agli stereotipi che i tedeschi hanno rispetto agli italiani, perché loro in maniera indiretta hanno acquisito una idea dell'Italia anche attraverso le parole di Goethe. E Goethe, tra le varie tappe fatte in Italia, si ferma a Padova, e adesso questo è il passo scritto in tedesco, poi lo vediamo completo in italiano, ma sostanzialmente dice che questi affreschi rappresentano un momento di passaggio molto chiaro tra il Medioevo e il Rinascimento. D'accordo? Questo è un modellino della chiesa degli Eremitani distrutta dal bombardamento, e nuovamente appunto i frammenti così come erano stati raccolti in queste casse. Allora Goethe dice che ho visto degli affreschi di un più antico maestro, il Mantegno, e ne sono rimasto sbalordito. E poi utilizza un numero di aggettivi impressionanti: aspro, netto, luminoso, minuto, consapevole, delicato, definito, e conclude dicendo: così l'arte, dopo le epoche barbariche, raggiunse il suo pieno sviluppo. Vogliamo anche dire che Goethe non visita la Cappella degli Scrovegni, che è stata affrescata da Giotto, lo fa consapevolmente perché era più interessato al Mantegna. Chi era Andrea Mantegna? Giusto per informare chi magari non è esperto d'arte, eccetera. Nasce nell'odierna piazzola sul Brenta, chiamata in passato Isola Mantegna, e al tempo di Mantegna era chiamata Isola di Carturo. Nel 1431, a quel tempo non c'era un sistema scolastico, non c'era un'educazione formale, e i bambini di talento andavano a scuola dai maestri. E andare a scuola dai maestri era un passo molto importante, cioè si diventava figli adottivi del maestro, che si assumeva anche doveri di educazione non solo tecnica, ma anche di vita.
e lui diventa figlio adottivo e va a Bottega dello Squarcione a 10 anni. E è interessante come a quel tempo, diciamo, l'età della maturità era comunque definita con i 18 anni, per cui non si poteva essere indipendenti dal proprio maestro, dalla propria diciamo, famiglia, fino a quell'età lì. Infatti lui non è molto ansioso di iniziare a firmare i propri lavori da solo, chiede al fratello Tommaso, più grande di lui, di firmare per lui questo contratto con la famiglia Ovetari per affrescare gli affreschi, per affrescare la cappella funeraria della famiglia nella chiesa degli Eremitani. Questo è uno dei primi lavori indipendenti che lui svolge. Lavora poi a Ferrara, Verona, Mantova, Roma e muore a Mantova nel 1506. Allora vi chiederei di tenere presente anche questa data, 1506, perché 500 anni dopo succede qualcosa di molto importante. Lo vedremo dopo. La Cappella Ovetari. La Cappella Ovetari è stata firmata con un contratto tra il fratello di Mantegna e la famiglia Ovetari per 350 ducati. E a quel tempo un ducato era più o meno 3,5 grammi d'oro. Se vediamo un po' quanto costa l'oro oggi sul mercato finanziario, capiamo che quello che era stato dato a Mantegna è dell'ordine dei 40.000 euro per svolgere il lavoro. E lui costituisce un gruppo di lavoro assieme ad altri artisti del suo tempo, Niccolò Pizzolo, Giovanni d'Allemagna, Antonio Vivarini, Bono da Ferrara e Ansuino da Forlì. E con questo gruppo di lavoro inizia a lavorare la Cappella Ovetari. Diciamo che Mantegna aveva un caratteraccio, non era un personaggio facile, e anche Niccolò Pizzolo non era dei più facili, e in effetti all'interno della cappella ci sono due autoritratti, uno su una parte della cappella, l'altro dall'altra parte della cappella, che si guardano in cagnesco e diciamo rappresentano appunto diciamo un rapporto un po' difficile. Tant'è che quello che noi sappiamo è che Pizzolo muore nel 1452 di morte violenta, e quello che si sa è che Mantegna deve riprendere i lavori da solo dopo questo evento e concludere la Cappella Ovetari da solo. Quindi non si sa esattamente cosa sia successo, se è una questione di denari, però si sa che c'è stato qualche evento non dei più sereni. Allora, questi frammenti rimangono a Roma per moltissimi anni. Negli anni Ottanta, vi ricordate le date che vi ho menzionato dello sviluppo delle wavelets? A un certo punto abbiamo parlato del 1988, che è stato l'anno di pubblicazione di un articolo di Ingrid Dobéchy che costruiva o scopriva delle wavelets a supporto compatto con cui si poteva fare poi delle analisi di tipo numerico, no? E questo tipo di oggetti hanno cominciato a essere utilizzati per fare un trattamento delle immagini, un trattamento numerico delle immagini. E gli echi di questo tipo di scoperte, di questo tipo di applicazione della matematica, stavano cominciando a giungere, cioè qualche anno più tardi le persone avevano capito che la matematica era applicabile al trattamento delle immagini. E questo fa sì che, diciamo, negli ambienti accademici o comunque anche tra le persone istruite si percepisca l'idea che da un lato avevamo cominciato a produrre dati di nuova natura, immagini che potevano essere persino digitali. Dall'altro che i computer avevano raggiunto una capacità di calcolo sufficiente per poter trattare questi dati. Cioè si sono verificati contemporaneamente due sviluppi. L'uno, che la matematica stava diventando un modo di rappresentare le realtà che andava oltre le applicazioni tradizionali. Dall'altro questo tipo di
dato numerico era trattabile, perché i computer stavano diventando sempre più veloci contemporaneamente. E questa informazione, un po' indirettamente, era stata percepita. La sovrintendenza ai beni storici e artistici del Veneto chiede a Roma nel 1992 di rimandare i frammenti a Venezia, dicendo: vogliamo riprenderli in mano e cercheremo con mezzi propri delle possibili maniere di ricostruirli e di ricostruire questi affreschi, possibilmente anche attraverso l'uso dei computer. Tant'è che la sovrintendenza cosa fa? Fa un'opera di pulizia dei frammenti, di consolidamento dei frammenti e di ricatalogazione dei frammenti. Ma fa un'altra cosa in più: li fotografa tutti e ne fa una digitalizzazione. Okay? Fa fare gli scanning di tutte le foto dei frammenti e ne crea un database su 35 CD-ROM. Va bene? Questo passaggio dal concetto di conservazione fisica e conservazione al più in termini fotografici tradizionali diventa adesso conservazione anche di tipo digitale. Va bene? Quindi ad un pubblico tra i più giovani questo sembra un passaggio ovvio oggi, però a quel tempo c'era una certa resistenza all'idea di conservare qualcosa con un dato numerico discreto. Tant'è che vi ho spiegato che non esiste la possibilità di digitalizzare su oggetti a supporto finito senza perdere dell'informazione, per il principio di indeterminazione di Heisenberg, che abbiamo visto in forme diverse. Ve lo ricordate? Benissimo. Come vedete, qui i frammenti sono riportati e nel retro e nel fronte. Infatti, come avevano proceduto? Avevano preso delle lastre di vetro su cui hanno poggiato i frammenti e con due camere hanno fatto le foto dal fronte e del retro contemporaneamente, in modo che fossero speculari, tant'è che, come vedete, alcuni frammenti, come questo frammento, che io non riesco a puntare, va bene, forse questo frammento qui, vediamo se lo posso, no, c'è qualcosa che non funziona, va bene, il frammento in alto a destra, cioè questo frammento qui, corrisponde a questa parte qui del retro, vedete? Benissimo. In più, come vedete, ci sono delle scale colorimetriche, una scala metrica e una scala di luminosità, che sono lì a servire per sostanzialmente ricostruire i colori in termini più fedeli possibili e anche, diciamo, poter ricostruire le dimensioni a partire delle immagini. I tentativi di ricostruzione di tipo tradizionale non potevano funzionare per diverse ragioni. Cioè, i frammenti non permettono una sicura lettura del contesto da cui vengono. Ne vedremo alcuni che sono totalmente impossibili da individuare, diciamo, ad occhio umano. Per esempio, vedremo dei frammenti estratti dal cielo, rappresentato in alcuni di questi frammenti e di questi affreschi. E chiaramente il cielo sono delle nuvole, sono delle sfumature di colore che, insomma, possono essere relative a qualsiasi altra parte dell'affresco. E come vedremo, non ci è stato possibile utilizzare le foto a colore di questi affreschi perché sono di pessima qualità e abbiamo utilizzato per lo più delle foto in bianco e nero, quindi anche l'informazione di colore viene persa. La mancanza di frammenti contigui, come vedremo, purtroppo i frammenti che ci rimangono sono molto pochi rispetto alla superficie originale dell'affresco. Il numero è elevatissimo, le dimensioni sono piccole, lo vedremo,
Il contenuto pittorico è spesso scarso, cioè i frammenti contengono dei dettagli, ma alle volte sono semplici sfumature. L'orientazione assoluta non è nota, cioè i frammenti sono caduti, non sappiamo come sono orientati rispetto all'originale, e quindi un qualsiasi restauro a mano avrebbe richiesto un numero di persone enorme e dei tempi altrettanto lunghi, oltre che dei costi diciamo materiali e umani. Quindi l'idea era di sostituire, diciamo, un'attività di riconoscimento della posizione dei frammenti non più da parte di un essere umano, ma da parte di una macchina che possa farlo rapidamente e diciamo in maniera relativamente meccanica. Va bene? Se volete, questo è un primo esempio di elaborazione su un numero grande di dati. Oggi diciamo c'è molta enfasi sul cosiddetto big data, cioè il fatto di poter lavorare e processare un numero di dati molto grande, ma anche un esempio di intelligenza artificiale, cioè la capacità di riconoscere un oggetto e di sapere individuare delle caratteristiche di questo oggetto. Quindi questo progetto, i risultati del nostro progetto, se volete, sono un esempio diciamo piuttosto innovativo al tempo, perché siamo stati tra i primi a lavorare su questo tipo di problematica, di intelligenza artificiale e di trattamento di grandi dati. E il vantaggio che si ha dell'utilizzare i computer e la matematica è che una volta trasformati i frammenti in numeri, digitalizzati, e operandovi esclusivamente con degli algoritmi matematici, non c'è nessuna manipolazione materiale dei frammenti. Essendo un processo meccanico, cioè un algoritmo che viene utilizzato, è possibile reiterarlo quante volte si vuole e valutare a posteriori, diciamo, i risultati. È una valutazione oggettiva di fattibilità di un restauro, perché è possibile vedere il restauro prima che venga fatto, e i tempi sono certi perché un algoritmo ha un tempo di calcolo ben preciso, sappiamo quant'è e sappiamo esattamente quanto costerà realizzarlo. Va bene? Questi erano tutti i vantaggi concettuali che si hanno in un tentativo di questo genere. A questo punto, appunto, siamo anche, ci sono molti matematici nel pubblico, si chiederà: ma cosa c'entra la matematica con le immagini del Mantegna e dove sta il problema matematico, diciamo? Beh, la risposta, diciamo, se volete, sta in questa rappresentazione matrix. Beh, diciamo, come abbiamo già menzionato, un'immagine la si può vedere come la sua rappresentazione visuale oppure come una matrice di numeri. Questi numeri rappresentano sostanzialmente delle valutazioni discrete di punti dell'immagine a una certa distanza, e queste valutazioni rappresentano, nel caso dell'immagine in bianco e nero, dei livelli di luminosità che l'immagine riflette. Dove l'immagine è più scura, magari il livello di luminosità è più basso, il valore registrato verrà indicato con un numero più basso, mentre nelle aree di maggior luminosità verrà registrato con un valore più alto. Allora, a questo punto, una volta che noi facciamo questo passaggio concettuale dall'immagine alla sua astrazione matematica, capiamo subito una cosa che appare complicata, cioè riconoscere un'immagine. A questo punto risulta non difficile capire che riconoscere un'immagine è essenzialmente confrontare i numeri. Cioè, dire che due immagini sono esattamente la stessa significa dire che i numeri sono esattamente gli stessi. Va bene? Ok, così detto sembra semplice. Allora, abbiamo le foto degli affreschi del 1920 e abbiamo le foto dei frammenti del 1994 fatte su pellicola Kodak a colori, bellissime. E adesso noi cosa facciamo? Semplicemente confrontiamo i numeri. Beh, non è poi così facile.
Allora, diciamo, tra le varie difficoltà che si incontrano, di alcune menzionerò, altre farò una menzione un attimo meno precisa. Allora, i frammenti sono ruotati. Sono ruotati, quelli che abbiamo in mano non sono nella posizione esattamente come erano al principio. Quindi questi numeri saranno a loro volta rappresentati in maniera ruotata su questa matrice rettangolare che rappresenta la discretizzazione dell'affresco. Va bene? Quindi bisogna capire, per esempio, se questo introduce delle difficoltà. Altri aspetti sono che le immagini del 1920 sono in bianco e nero, quelle del 1994 sono a colori, e per rendere compatibili queste due immagini occorre trovare una mappa che mappa i colori del 1994 nel grigio del 1920. Vi farò vedere qualcosa di questa mappa più tardi, però insomma diciamo che non è proprio facile. Non è ovvio che io possa rappresentare il bianco e nero del 1920 utilizzando il colore del 1994, va bene? Poi ci sono altri aspetti, le ragnatele. Perché? Perché negli affreschi, nelle foto degli affreschi, ci sono le ragnatele, mentre nelle foto dei frammenti non ci sono le ragnatele, li hanno puliti. Così come non c'è, la fuliggine delle candele. C'era la fuliggine delle candele sugli affreschi che non c'è più sui frammenti. Inoltre ci sono gli effetti del bombardamento. Questi frammenti sono scheggiati. Alcune parti, il contenuto pittorico è stato rimosso dal bombardamento e non sappiamo se questa rimozione di contenuto pittorico era già presente al tempo degli affreschi o è stato effetto della bomba. Quindi ci sono elementi di disturbo, inaspettati anche, che rendono queste due immagini in linea di principio non affatto confrontabili numericamente. Ci siamo? Quindi occorre fare un'adattazione corretta di queste due realtà, quella del 1920 e quella del 1994, in modo che veramente rappresentino lo stesso oggetto. Va bene? Allora, proviamo solo a guardare la problematica della rotazione. Allora, prendiamo un'immagine, se volete stampata su un foglio di carta, e là ne facciamo lo scanning. Quindi prendiamo uno scanner e la digitalizziamo, va bene? Adesso ruotiamo l'immagine e la ridigitalizziamo, va bene? L'effetto che si ha è che i numeri che produciamo non sono affatto gli stessi. È abbastanza ovvio, faccio un esempio molto pratico che così lo si capisce subito. Allora, a sinistra vediamo un quadrato con dei pixel che rappresentano dei diversi livelli di luminosità. Il pixel più in alto a sinistra è il più scuro e rappresenta un numero che è il 49. È rappresentato da un numero che è il 49. Invece il pixel più chiaro si trova più o meno in questa posizione qui ed è numericamente indicato col 128 che vedete in questa posizione qui. Adesso ruotiamo di 45 gradi in senso antiorario questa immagine e la ricampioniamo in modo tale che questo lato del quadrato corrisponda a questo lato della sua rotazione. Andiamo a leggere i numeri che vengono fuori. Allora, i numeri del lato del quadrato in alto sono 49, 51, 62, 68, 83, mentre i numeri di questo lato del quadrato sono 49 e 51 e quindi ci siamo. Ma poi i numeri cominciano a cambiare, diventano 65, 78, eccetera. Perché? Beh, è ovvio, quando uno ruota l'immagine non andrà a ricampionare, visto che il campionamento viene fatto su una griglia rigida rettangolare, non verranno ricampionati gli stessi punti. Verrà ricampionato qualcosa di
è leggermente diverso. E se l'immagine ha dei punti di salto e andiamo a campionare nel posto sbagliato, ci possono essere dei numeri molto diversi. Va bene? Quindi, in realtà, anche la sola rotazione introduce delle ambiguità e il problema matematico diventa abbastanza difficile. Perché noi abbiamo da trovare una costellazione di numeri orientata in maniera strana all'interno di una griglia gigantesca di numeri che rappresentano gli affreschi, e i numeri non sono nemmeno gli stessi. Amen. Quindi occorre avere uno strumento che è in grado di farlo. Allora, la cosa che viene più spontanea è quella di fare una ricerca per tentativi. E cioè, prendo il frammento, lo digitalizzo e lo cerco confronto questa piccola matricetta di numeri, confrontandola, sovrapponendola alla matrice dell'affresco in tutte le posizioni possibili. Va bene? E faccio una media, magari tollero qualche errore, però faccio una media quadratica, per esempio, degli errori pixel per pixel. Va bene, faccio questo. Poi ruoto questo frammento di un tot, diciamo un grado, ricampiono e riprovo a fare, diciamo, questo tipo di operazione. Faccio questo per tutte le possibili rotazioni, diciamo 360 rotazioni, per tutti i punti dell'affresco, per tutti i frammenti. Facendo il calcolo della serva, quanto tempo di calcolo, nel senso del computer, ci vuole? E scopriamo che ci vogliono 93 anni di calcolo. Ve la ricordate il calcolo che avevamo fatto per calcolare esattamente quanto una trasformata di Fourier calcolata con un metodo naive costava molto di più che farlo con la trasformata di Fourier veloce? Ve lo ricordate? Avevamo fatto questo calcolo esattamente tenendo conto della potenza di calcolo dei computer attuali. E vedevamo che utilizzare, per esempio, per elaborare un segnale di lunghezza 2 alla 20 con il metodo naive costava 1400 secondi. E utilizzando la fast Fourier transform costava 0,066 o qualcosa secondi. Giusto? Ecco, la situazione in cui siamo adesso è di questo tipo qui. Operare punto per punto, come si fa con la trasformata di Fourier classica, costa un'enormità di tempo. Allora, io avevo 23 anni quando ho iniziato questo lavoro qui. Provate a pensare di sedervi e di dire: beh, adesso ho un metodo che voglio sperimentare per risolvere questo problema. Vado da un ente finanziatore e gli dico: mi dia un sacco di soldi, io ne darò il risultato tra 93 anni. Ok, certamente la risposta sarà: probabilmente si trovi un altro mestiere, insomma, ecco. Allora, diciamo, l'idea era quella di trovare un metodo che matematicamente fosse più intelligente e potesse portare all'elaborazione della posizione di un frammento in un minuto. Noi avevamo questo motto, diciamo, trovare la posizione in un minuto. Facendo questo, utilizzando anche un cluster di computer, cioè un gruppo di computer che potessero elaborare contemporaneamente i frammenti, si poteva ridurre questo costo computazionale ad alcuni mesi di calcolo, mesi di puro calcolo, cioè calcolo mattina e pomeriggio, sera e notte. Va bene? E quindi con qualche mese di calcolo si stava parlando di qualcosa di realizzabile. Va bene? Quindi questo era l'obiettivo su cui dovevamo raggiungere. Allora, io ho iniziato a lavorare su questo argomento quando già due fisici, Giuseppe Galeazzi e Domenico Toniolo, del Dipartimento di Fisica Galileo Galilei di Padova, avevano cominciato a riflettere su questo argomento e capiscono che una delle problematiche da risolvere era quella delle rotazioni.
e in alcuni lavori di fisica c'erano diciamo degli studi di alcune figure di diffrazione che venivano costruite con strumenti ottici che producevano delle rappresentazioni che poi dal punto di vista matematico sono chiamate armoniche circolari, che avevano delle proprietà di invarianza per rotazione, e certi fisici cercavano di trovare dei modi per rappresentare in maniera ottica, puramente ottica, diciamo, le immagini in modo tale che fossero invarianti per rotazioni. Loro, leggendo questi articoli, si sono posti il problema come possiamo realizzarlo a livello digitale, non ottico. E diciamo, io entro gioco nel 1998 e comincio a lavorare alla teoria quegli aspetti che possono permettersi di trasformare qualcosa di continuo in qualcosa di discreto. E qui entra molto in gioco la problematica della teoria del campionamento di Shannon, come vedremo in un attimo. Qualche anno più tardi, dopo la formalizzazione di questa metodologia, di aver capito quali sono i limiti teorici di questa cosa e avendo fatto alcuni esperimenti, di cui vi mostrerò i primi risultati iniziali, che ci hanno consentito poi di rivolgersi all'ente finanziatore che è stato la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e chiedere 1,050 miliardi di lire per realizzare il progetto Mantegna, cioè il recupero completo di questi affreschi. Allora, come si fa? Chi sono queste armoniche circolari e di cosa si tratta? Allora, noi abbiamo parlato degli spazi di Hilbert, abbiamo visto il teorema di Fourier, che ci dice che diciamo una caratterizzazione delle basi ortonormali in uno spazio di Hilbert è quella di riprodurre un qualsiasi vettore mediante proiezioni sulla base ortonormale, ve lo ricordate, no? Ecco, le armoniche circolari non sono altro che una base ortonormale per le funzioni definite sul cerchio. Va bene? Voi prendete un cerchio, definite le funzioni quadrato sommabili su questo cerchio e le armoniche circolari sono una base per questo spazio. Va bene? A questo punto ci muoviamo da una presentazione, diciamo, più popolare ad una un attimo più matematica. Allora, qui appunto abbiamo la rappresentazione in formule delle armoniche circolari. Sono scritte qui in termini di due variabili, che sono la variabile R e la variabile teta. Sono delle coordinate polari. Va bene? Allora, per il pubblico magari non esperto, diciamo che diciamo un'immagine sul piano, la coordinata polare è un altro modo di rappresentare la posizione del punto, non più rispetto alle coordinate cartesiane, quanto rispetto ad un angolo e rispetto alla distanza del punto dall'origine. Va bene? Queste due nuove coordinate rappresentano comunque il punto. Va bene? Allora, se noi torniamo adesso sulle slide, vediamo che queste immagini hanno una funzione esponenziale complessa rispetto all'angolo, e come sappiamo una funzione esponenziale complessa non è altro che coseni e seni, va bene? Quindi aumentare il parametro m significa aumentare la frequenza angolare, mentre qui abbiamo una funzione j, e queste funzioni sono funzioni di Bessel di prima specie e sono funzioni oscillanti, cioè funzioni che hanno una forma, se volete, di ondina. E se vi ricordate, a dilatare un'ondina significa modificarne la frequenza, giusto? Ve lo ricordate? Allora, se noi abbiamo una funzione che è a forma d'onda e la dilatiamo, e qui la stiamo dilatando di un parametro che si chiama JMN,
GMN sono gli zeri di queste funzioni e ne abbiamo un numero numerabile, perché queste sono funzioni analitiche. Allora, quello che otteniamo qui, aumentando il parametro n, è di dilatare sempre di più queste funzioni, d'accordo? Ovvero aumentarne la frequenza. Ci siamo? Allora, come vedete, se noi aumentiamo il parametro m, aumenta la frequenza angolare di queste funzioni, mentre se, diciamo, variamo il parametro il parametro n, stiamo aumentando la frequenza radiale. E quando noi aumentiamo entrambi, modifichiamo la frequenza angolare e radiale contemporaneamente, fino a raggiungere delle figure che sono sostanzialmente variazioni punto per punto dell'immagine. Ci siamo? Allora, la cosa interessante è che questa è appunto una base ortonormale. In realtà è fatta di autofunzioni di un operatore differenziale che si chiama Laplaciano. Sono autofunzioni per il problema di Dirichlet, quindi problema al bordo uguale a zero delle funzioni del Laplaciano. Ed essendo il Laplaciano essenzialmente l'unico operatore differenziale a coefficienti costanti che commuta con le rotazioni, si scopre che queste autofunzioni hanno necessariamente una ulteriore proprietà, che è quella di essere autofunzioni delle rotazioni. Cioè, se io ruoto queste funzioni, quello che ottengo è la funzione stessa esclusivamente moltiplicata per un numero. Va bene? Ora, per capire questo aspetto, purtroppo occorre entrare nel mondo dei numeri complessi. Perché questo numero che viene utilizzato per moltiplicare questa immagine è un numero complesso. Queste immagini che abbiamo mostrato qui, se volete, in una forma reale, qui noi abbiamo in realtà mostrato solo la parte reale di queste funzioni sono a valori complessi. Quindi è interessante scoprire che nel mondo dei complessi ruotare queste immagini significa come non ruotarle, salvo moltiplicarle per uno scalare. Questo tipo di aspetto, cioè per chi ha lavorato nella meccanica quantistica, sa che nella meccanica quantistica l'oggetto di riferimento non è lo spazio di Hilbert, ma lo spazio di Hilbert proiettivo. E quindi qui, per esempio, appunto una rotazione è un invariante rispetto allo spazio proiettivo di riferimento. Va bene. Allora, questa è appunto una delle proprietà, ecco. Se poi scopriamo che questi oggetti sono ortonormali e formano una base per lo spazio L2 delle funzioni sul disco, significa che ogni funzione può essere composta o decomposta rispetto a questa base ortonormale. In più, se noi ruotiamo questa funzione, quello che otteniamo è la medesima decomposizione, salvo il fatto che ciascun coefficiente di questa decomposizione è moltiplicato per il corrispondente autovalore dell'operatore di rotazione. Va bene? Quindi dire che due immagini sono la stessa è equivalente a verificare che i coefficienti di Fourier rispetto alla base ortonormale sono gli stessi, salvo il fatto che c'è un fattore in gioco, che è appunto l'autovalore rispetto alla rotazione. In più, questo autovalore contiene l'informazione dell'angolo di rotazione che si è utilizzato perché, diciamo, queste due immagini differiscano. È chiaro? Ci siamo? Allora, facciamo un esercizio molto semplice. Abbiamo queste due rappresentazioni dell'immagine, quindi abbiamo appunto F
mn, che se volete è il prodotto scalare della funzione contro la corrispondente elemento di base delle armoniche circolari, va bene? Quindi se volete fmn in generale è il prodotto scalare di f contro l'armonica circolare rappresentata dal parametro m e n. Ci siamo? E poi abbiamo la corrispondente versione ruotata, che è im teta. Quindi abbiamo questi due oggetti. Come si fa ad estrarre l'informazione, della rotazione? Beh, intanto consideriamo il caso m uguale a 1. Allora, nel caso m uguale a 1, l'immagine ruotata sarà ruotata per e elevato alla i teta volte n. Ci siamo? Beh, divido questo per e elevato, per l'immagine, il coefficiente dell'immagine non ruotata. Beh, necessariamente queste due, diciamo, devono restituirmi e elevato alla i teta. Va bene? Supponiamo che queste due immagini non siano esattamente la stessa. Allora, quello che otterremo sarà un'approssimazione. Possiamo dire che questo è f tilde, un piccolo errore, vabbè, circa quello. E quello che otteniamo è, per esempio, un teta 1 tilde, che è una buona approssimazione di teta. Va bene? Quindi otteniamo un certo teta 1 tilde, che non è poi così male, è circa teta. Va bene, allora qui nel frattempo cominciamo a creare un piccolo grafico. Questo è un vettore complesso che ha, se questo era il mio teta, che ha un'anomalia un attimo diversa, che è teta 1 tilde. Ci siamo? Va bene, adesso considero m2 e quindi avrò e elevato alla i 2 teta f2n e divido questa quantità per il coefficiente dell'immagine non ruotata ma moltiplicata per e elevato alla i teta 1 tilde. Teta 1 tilde e alla e teta 1 tilde è quello che io ho ricavato dal rapporto precedente. Ci siamo? D'accordo? Benissimo, quello che si ottiene qui è elevato alla i 2 volte teta meno teta 1 tilde. Ok? Se teta 1 tilde era circa teta, continuo a ottenere elevato alla i teta. D'accordo? Allora, io adesso sommo questi due oggetti e quindi quello che ottengo è sostanzialmente di aggiungere un altro vettore, sottraendo l'errore fatto precedentemente, e proseguo in questa maniera qui. All'ennesimo aggiungo, questo se vogliamo lo chiamiamo teta 2 tilde, e io tengo conto di questa cascata di operazioni e comincio a costruire una specie di somma in termini quasi di una fisarmonica, se volete, di vettori. La cosa interessante è che se io all'inizio avevo fatto questo errore tra i due, le due intenzioni di teta, adesso l'errore che compio è questo. D'accordo? E la cosa interessante è che queste informazioni che noi stiamo utilizzando sono tra di loro indipendenti stocasticamente. Perché se io genero una immagine a caso, i coefficienti che costruisco sono tutti indipendenti, perché si riferiscono a proiezioni ortonormali. Va bene? Per questa ragione, più m consideriamo, più informazione stiamo utilizzando e meglio siamo in grado di individuare l'angolo. Ci siamo? D'accordo? Con questo tipo di trucco ci leviamo il problema delle rotazioni. Cioè noi siamo in grado di confrontare due immagini
senza mai doverle ruotare. Ci siamo? D'accordo? Ecco, questo sembra facile, ma dove sta il problema? Che questo argomento ha senso e funziona quando noi stiamo trattando con immagini definite su un disco continuo. In realtà noi stiamo lavorando con immagini che sono campionate e la cosa ancora più terribile è che sono immagini campionate a supporto compatto. E se vi ricordate avevamo mostrato una dimostrazione che dice che se una funzione è a supporto compatto, la sua trasformata di Fourier non può essere a supporto compatto e quindi un campionamento di questa immagine non permetterà di rappresentarla in maniera fedele. Ci siamo? Ve lo ricordate il teorema di Shannon e la sua versione perturbata? Ecco. Torniamo alle immagini per cortesia. Benissimo. Allora, se vi ricordate avevamo stabilito, per esempio, che per funzioni quasi a banda limitata, noi potevamo eseguire dei prodotti scalari in maniera quasi esatta, sempre che le code delle trasformate di Fourier fossero piccole, fuori da un compatto, ve lo ricordate? Allora, perché per noi sono importanti i prodotti scalari? Perché questi FMN, tutte queste quantità che noi abbiamo utilizzato, non sono altro che i prodotti scalari. Allora, questo è il prodotto scalare di F e MN rispetto al, diciamo, prodotto scalare in L2. Se fossero questi due oggetti a banda limitata, cioè la trasformata di Fourier di questi oggetti fosse oggettivamente a supporto compatto, allora questo prodotto scalare sarebbe esattamente uguale a T quadro somma in K di F tau K e MN tau K coniugato, dove tau è il passo di campionamento utilizzato per discretizzare l'immagine o per discretizzare le armoniche circolari. Ci siamo? Ora il problema è che queste immagini sono a supporto compatto. Questo teorema è il teorema di Shannon, se volete, in forma di prodotti scalari. D'accordo? Quello che noi sappiamo è che se queste due funzioni hanno code piccole, allora avverrà questo, con un errore quantificabile dalle code. D'accordo? Allora dove sta il problema teorico? Il problema teorico è stabilire quali sono le armoniche circolari la cui trasformata di Fourier rimane piccola fuori da un compatto. Va bene? E cercare di caratterizzare quali di queste hanno questa proprietà. Ci siamo? L'altra cosa è di avere fiducia che le immagini digitali che noi otteniamo dal Mantegna abbiano anch'esse una trasformata di Fourier piuttosto concentrata. Questo è un atto di fede e grazie al cielo è proprio così. D'accordo? Ci siamo? Allora, chi sono le armoniche circolari per cui la trasformata di Fourier è piccola fuori da un compatto? Allora, facendo un po' di studio di queste funzioni, noi sappiamo che queste funzioni sono definite da due parametri, M ed N. D'accordo? Per ciascun valore M e N, se vogliamo, abbiamo una corrispondente armonica circolare. D'accordo? Qui ce n'è. Ciascuno di questi coppie rappresentano un'armonica circolare. Allora, si scopre che per ogni epsilon errore che vogliamo tollerare qui, esiste una curva che dipende da epsilon, che si può calcolare analiticamente, ed è questo uno dei miei primi lavori, sotto la quale la trasformata di Fourier è piccola, così piccola per cui questo risulterà meno di epsilon.
e sopra la quale l'errore sarà drammatico. C'è proprio una transizione di fase. Okay? Qui va tutto bene, qui va tutto male. Va bene? Quindi utilizzare le armoniche circolari arbitrariamente, utilizzare tutte le armoniche circolari, anche quelle che vanno oltre questo threshold, produce delle storture. E, diciamo, nella letteratura degli ingegneri si chiamano errori di aliasing. Okay? Si scopre che questi si chiamano errori di aliasing. Però per formalizzare questo tipo di problematica, a me ci è voluto del tempo, ho dovuto imparare per benino l'analisi di Fourier e cercare di quantificare correttamente questi errori. È stato appunto uno dei primissimi lavori che ho fatto. Va bene? Benissimo. Possiamo tornare alle slide? Ecco. Quindi qui abbiamo appunto l'insieme buono, utilizzabile per fare i conti con l'armonica circolare sul supporto discreto. E allora, facendo appunto uso di questi prodotti scalari discreti, che però si comportano come quelli continui e quindi hanno tutte le proprietà di invarianza rispetto alle rotazioni che quelli continui ci garantiscono, allora possiamo costruire questa sequenza a fisarmonica di cui parlavo prima, che ci permette di capire se due immagini sono la stessa. Se i vettori stanno tutti lungo un segmento, diciamo, allora rappresentano veramente due immagini, una ruotata rispetto all'altra. Se cominciano a deviare creando degli oggetti molto strani, ecco, allora non avranno una lunghezza sufficiente e rappresenteranno qualcosa di poco, cioè rappresenteranno un'indicazione che le due immagini non sono tra di loro correlate. Ci siamo? D'accordo? Cioè, nel caso peggiore, quello che succede è che invece che costruire un vettore di lunghezza corretta, cominceranno a ruotare in un certo modo strano, e quindi non arriveranno mai alla lunghezza massima. E questa lunghezza massima rappresenta, in effetti, la quantità di correlazione che c'è tra le due immagini, indipendentemente dalla mutua rotazione. Ci siamo? Chiaro? Benissimo. Allora, qui abbiamo risolto in maniera definitiva il problema della rotazione. C'è un altro problema, che è il problema della traslazione. Noi non sappiamo dove questi frammenti devono essere collocati. Quindi, se noi guardiamo il frammento in una certa posizione, allora possiamo usare le armoniche circolari e valutare localmente il prodotto scalare dell'immagine con le armoniche circolari, giusto? E valutare se l'affresco in quella zona ha la stessa proprietà. Va bene? Ma noi vogliamo farlo su tutti i punti. E vogliamo farlo in maniera veloce su tutti i punti dell'affresco. Allora cosa facciamo? Prendiamo le armoniche circolari, che sono un piccolo disco, e facciamo una convoluzione. Prendiamo l'affresco e facciamo una convoluzione dell'armonica circolare resa a supporto compatto all'interno di questa matrice gigantesca degli affreschi. Chi mi sa dire come si calcola una convoluzione? Se vi ricordate, dalla lezione precedente, avevamo stabilito, ed era un esercizio che avevamo anche fatto, che la convoluzione di due funzioni non è altri, la trasformata di Fourier della convoluzione di due funzioni non è altri che la trasformata di Fourier di una funzione per la trasformata di Fourier dell'altra funzione. Quindi, e la convoluzione, la
presento nuovamente non è altro che l'integrale di una funzione moltiplicata l'altra funzione traslata, l'altra funzione traslata per tutte le possibili traslazioni. Va bene? Valutare questo oggetto non è altro che fare il prodotto scalare di questa funzione volte questa. Se volete fare proprio il prodotto scalare, fate il coniugio e l'altra la traslate. La cosa interessante è che la trasformata di, cioè che è una convoluzione, equivale a fare tre trasformate di Fourier. La trasformata di Fourier di F, la trasformata di Fourier di G, le moltiplichi e poi fai una trasformata di Fourier inversa. Fai l'inversa, cioè applichi l'inversa. Ora, se vi ricordate, noi sappiamo fare molto bene le trasformate di Fourier. Cioè un algoritmo che è velocissimo, che è la trasformata di Fourier veloce. Con la trasformata di Fourier veloce possiamo simultaneamente realizzare tutti i prodotti scalari delle armoniche circolari contro l'affresco e contro il frammento e trasportare tutto rapidamente in tutti i punti dell'affresco, eseguendo tre volte la trasformata di Fourier veloce. E qui entra in gioco un altro personaggio di Padova, un certo Matteo Frigo. Matteo Frigo era stato studente del Dipartimento di Ingegneria ed Elettronica, Ingegneria Elettronica a Padova, e poi andò all'MIT. E all'MIT, con un altro suo collega, Steven Johnson, lavorano su una implementazione, cioè una realizzazione della trasformata di Fourier sui computer, che non era una miglior trasformata di Fourier, ma era una migliore implementazione sui computer della trasformata di Fourier. Cioè, i computer hanno due parti di memoria. Una memoria veloce, che si chiama cache, e una memoria lenta, che si chiama RAM. E ogni qualvolta un computer deve accedere alla RAM, rallenta. Allora l'idea di Frigo e Johnson era di creare una sfruttare il fatto che la trasformata di Fourier veloce decompone oggetti in oggetti più piccoli, di fare sì che ogni qualvolta dovessero lavorare su questi oggetti, lì invece di utilizzare la RAM utilizzavano la cache e di adattare questo tipo di concetto a tutti i computer. Cioè qualsiasi computer uno utilizzi, loro fanno sì che il loro implementazione si adatti all'architettura del computer in modo tale che la trasformata di Fourier non faccia altro che sfruttare la velocità della cache. In altre parole, utilizzare lo stesso algoritmo sul computer senza l'ottimizzazione che facevano loro rallentava la realizzazione della trasformata di Fourier in maniera drammatica. Oppure la loro implementazione velocizzava, diciamo, l'algoritmo in maniera straordinaria. In quel periodo stavano uscendo le prime versioni di questa trasformata di Fourier veloce chiamata FFTW, che sta per The Fastest Fourier Transform in the West. Okay? In realtà è diventata nel tempo, adesso siamo delle versioni ancora più raffinate, The Fastest Fourier Transform in the World, tant'è che è utilizzata in tutti i pacchetti software da MATLAB, cioè praticamente è l'unica implementazione utilizzata al mondo. E il nostro progetto è stato uno dei primi a prendere, a sfruttare questo algoritmo dopo il progetto SETI. Conoscete il progetto SETI? Il progetto SETI è stato uno di quelli che ha utilizzato per primo la Fastest Fourier Transform in the West, che è il progetto per analizzare, diciamo, i dati astronomici per vedere se ci sono gli extraterrestri, diciamo. Ecco, quindi il progetto SETI poi siamo stati noi, e Matteo Frigo è venuto a trovarci, insomma, è tornato dall'MIT a Padova e è venuto a trovarci nel laboratorio e ha visto quello che riusciamo a fare con la sua trasformata di Fourier. Va bene? Possiamo andare avanti? Allora, mediante questo algoritmo che fondeva due aspetti dell'analisi armonica, uno la trasformata di Fourier veloce
E l'altro, se volete, questa versione, diciamo, che viene un po' dalla proprietà di invarianza delle armoniche circolari, questo algoritmo cosa faceva? Data il frammento e l'affresco, produceva una matrice delle stesse dimensioni dell'affresco di valori complessi, il cui modulo, la lunghezza, rappresentava il valore di corrispondenza tra l'immagine dell'affresco e l'immagine del frammento. E la parte, diciamo, di anomalia, cioè l'angolo del vettore complesso, rappresentava la rotazione necessaria per ottenere quel tipo di corrispondenza. Ci siamo? Quindi, se vogliamo, possiamo rappresentare l'affresco mediante questa mappa, se volete, rappresenta tipo un panorama di montagne, dove la montagna più alta rappresenta il valore di corrispondenza migliore, e quindi quello che ci viene ritornato non è un'unica posizione candidata, ma una distribuzione di probabilità, se volete, dove i picchi più alti, le densità più alte, rappresentano la probabilità più alta di trovare il frammento. D'accordo? Ci siamo? Tant'è che noi possiamo riordinare tutte le posizioni dell'affresco secondo questa distribuzione di probabilità, e ottenere una curva discendente, riordinando le posizioni secondo il loro matching rispetto al frammento, e ottenendo per prime le posizioni candidate. D'accordo? È chiaro? Ci sono domande? Benissimo. Si vede PowerPoint? Benissimo. D'accordo? Allora, con questo algoritmo abbiamo svolto una sperimentazione su una cassa. In questa cassa, Galeazzi, che era uno dei due scagnozzi con cui abbiamo fatto questa cosa, trovò a mano dei frammenti sull'affresco e scoprì che in un foglio di questa cassa quasi tutti i frammenti di questo foglio andavano proprio su una scena dell'affresco. Allora abbiamo fatto questa ipotesi: forse a Roma hanno fatto quello che fanno tutti con un puzzle, mettono insieme i frammenti che si assomigliano e li mettono nello stesso gruppo. Allora che facciamo? Adesso abbiamo un algoritmo teorizzato, applichiamolo a tutta la cassa, che erano circa 1000 frammenti. Va bene? Abbiamo fatto questa sperimentazione che è durata un certo periodo, in cui abbiamo cercato di valutare se c'erano degli errori nei conti, se c'erano degli errori di implementazione, se i frammenti venivano trovati, che tipo di frammento veniva trovato. Quanto costava cercare un frammento, quanto costava analizzare il risultato del calcolo. Abbiamo valutato un sacco di aspetti e scopriamo che quasi 300 frammenti vengono trovati. Alcuni di questi veramente impressionanti, cercherò di mostrarvelo dopo. Con questi risultati andiamo dalla sovrintendente e diciamo: guardi, noi abbiamo un aggeggio in grado di trovare i frammenti. Allora, sovrintendenza, Università di Padova, Curia Vescovile, perché comunque risiedono presso la Chiesa degli Eremitani, e andiamo dalla Fondazione Cassa del Risparmio, presentiamo i risultati e gli facciamo un conto della serva. Cioè, gli diciamo: guardate, per calcolare un frammento ci vuole un certo tempo, per valutare il risultato di un frammento ci vuole questo tempo. Per farlo in un tempo ragionevole abbiamo bisogno di questo numero di persone,
dobbiamo pagare queste persone una cifra ragionevole, dobbiamo avere un ambiente di lavoro, dobbiamo comprare i computer. Abbiamo stilato questa cosa qui proprio meccanicamente e veniva fuori questa cifra, 1,050 miliardi. Questo è quello di cui abbiamo bisogno. Non una lira di più, non una lira di meno. E questi signori si sono convinti, sono venuti nel nostro laboratorio, hanno voluto vedere tutto come funzionava e alla fine ce li hanno dati. Va bene? Nasce così nel 2001 un laboratorio a Padova, in centro, dove avevamo una dozzina di computer che avevamo installato con questo tipo di software che avevamo realizzato, e i computer erano connessi tra di loro e avevo scritto un software che era in grado di sostanzialmente spedire i frammenti che venivano valutati da un operatore a qualsiasi computer del laboratorio che fosse in uno stato di minor carico. Quindi costantemente il laboratorio elaborava frammenti che venivano mandati ad elaborazione al computer che stava lavorando meno in quel momento. E in questo laboratorio abbiamo creato una procedura del lavoro che adesso vi mostro nel dettaglio. Una prima parte era il cosiddetto frammentificio, cioè l'estrazione dal catalogo digitale di porzioni circolari di frammenti. Perché circolari? Perché dobbiamo utilizzare le armoniche circolari ed è l'unico supporto finito, diciamo, che è invariante per rotazione. Queste bollini estratti dai frammenti andavano poi in elaborazione e questa attività non veniva svolta da un essere umano, ma veniva svolta dall'algoritmo che vi ho spiegato. Il risultato, perché il risultato che cos'è? È una distribuzione di probabilità di dove possono andare i frammenti. Doveva venire valutato dagli operatori, va bene? E decidere se nella lista delle posizioni candidate ci fosse appunto il frammento localizzato nella giusta posizione. Allora, questo è il catalogo digitale su cui gli operatori lavoravano. Chi erano gli operatori? Gli operatori erano degli studenti di qualsiasi facoltà, facoltà di ingegneria, facoltà di storia dell'arte, che volevano lavorare con noi. Noi li pagavamo a quel tempo circa 8 euro all'ora e per questo contributo loro venivano a utilizzare il nostro software e fare questo lavoro che vi sto per dire. Ciascuno poteva lavorare al più 20 ore alla settimana, non di più, in modo tale da dare spazio a diversi studenti. E l'attività sostanzialmente si svolgeva in questa maniera. Si selezionava un frammento, cioè si cliccava su un frammento, di questo frammento venivano automaticamente registrate diverse proprietà. Veniva registrata la superficie. Vi ricordate che nel catalogo c'era la scala metrica? Allora, cliccando su un frammento, veniva automaticamente calcolata l'area. Venivano calcolati i momenti della figura, quindi veniva calcolato il centro di massa e veniva calcolata la forma e diverse informazioni in merito al frammento venivano registrate in modo tale da creare, grazie al lavoro sul frammentificio, una completa caratterizzazione della fisica dei frammenti, diciamo, della forma, diciamo, di questi frammenti. Va bene? Dopodiché lo studente doveva selezionare un bollino, il famoso bollino da mandare in lavorazione, tenendo conto di evitare parti, tipo la scheggiatura che si vede in alto, che potevano essere precedenti al bombardamento o non precedenti al bombardamento. Non avendo queste informazioni dovevano evitare queste scheggiature. Allora, Luigi, dove va questo frammento? Come non lo sai? Dai! Maria Stella, ma siete proprio matematici. Secondo te, Fulvio? Ma dove andrà? Che cosa rappresenta sto frammento? Ah,
frammento lì. Sì. Dei capelli? Brava Maria Stella, dai, su. Beh, vediamo se Maria Stella ha ragione. Va bene, attraverso il frammentificio abbiamo scoperto che il numero di frammenti sufficientemente grandi da poter estrarre abbastanza informazione per calcolare le armoniche circolari e tutto, erano 80.000. I frammenti ne erano molti di più, ma erano troppo piccoli. I frammenti su cui noi abbiamo potuto lavorare avevano avuto una superficie totale di 77 metri quadrati. Vi ricordate che ogni volta che si cliccava su un frammento l'area veniva... La dimensione più frequente era di 5-6 centimetri quadrati, poco di più di una moneta di 2 euro. Va bene? Cioè 2 per 2 è 4, eh? Ci siamo? Mentre la superficie originaria, tenendo conto del fatto che non è stata distrutta solo la cappella Ovetari, ma anche la cappella Dotto, che era la cappella adiacente, era di quasi 700 metri quadrati. Quindi avevamo solo il 10%. Ci siamo? Quindi questa è la situazione a cui ci siamo trovati. Questa è la distribuzione delle aree. Si vede che sostanzialmente il numero di frammenti con 5 centimetri quadrati era enorme e non c'è praticamente nessun frammento di 10x10. 10x10 fa 100. Ci siamo? D'accordo? Quindi frammenti di queste dimensioni non ci sono, sono tutti frammenti più piccoli. Ecco. Allora vediamo se Maria Stella ha ragione. Benissimo. Ora, come vedete, sulla destra ci sono delle immaginine con dentro il frammentino ruotato. Quindi gli studenti potevano scorrere questa carrellata di immaginine che rappresentano tutte le posizioni candidate con la rotazione. Non penso si possano ingrandire. Sono la stessa cosa, no? E quindi potevano selezionare una di queste immaginine e sulle immaginine c'era il numero, c'era il rango di questa particolare posizione. Il rango significa in quale ordine è arrivata rispetto al criterio di simiglianza. Questa è la 36esima. Questa è essenzialmente il livello di corrispondenza, che è 0,86. Il livello di corrispondenza era sempre normalizzato tra 0 e 1 e l'angolo di rotazione. Ci siamo? Benissimo. Ora, come vedete, la posizione corretta è stata trovata al 35esimo posto. Insomma, uno può dire, ma come mai è arrivata al 35esimo e non prima? Beh, intanto la porzione che abbiamo utilizzato per questo esperimento è stata molto più piccola. È stata questa. D'accordo? E in più ci sono degli errori. Errori non dovuti al metodo matematico, ma al fatto che stiamo trattando due oggetti molto diversi l'uno dall'altro. Ci siamo? D'accordo? Tuttavia, come vedete qui c'è la lista di tutte le posizioni ordinate per il criterio di matching. La prima aveva 0,922 di matching. La seconda colonna è data, no, la terza colonna è data dall'angolo in gradi. La terza e la quarta, la quarta e la quinta rappresentano le posizioni cartesiana X e Y sull'affresco. D'accordo? Benissimo. Vedete? Ok. Allora, la cosa interessante è che negli esperimenti che avevamo fatto iniziali avevamo scoperto che il 20%, che il 75% dei frammenti che noi avevamo trovato venivano trovati entro le prime tre posizioni candidate. Quindi quanti frammenti abbiamo trovato in prima posizione, quanti nel secondo, quanti nel terzo,
si considera questa proporzione, si scopre che il 75% vengono sempre trovati entro le prime tre. Il 90% venivano trovati entro le prime 20. E quindi abbiamo chiesto agli studenti di leggere e studiarsi le prime 100 posizioni. D'accordo? Ci siamo? Perché sostanzialmente di frammenti trovati oltre le prime 100 posizioni probabilmente non ce n'erano. Quindi se non era trovato intorno alle prime 100 non funzionava. Significa che non c'era su quella scena. D'accordo? Benissimo. Allora, cosa significa? Una scena di questo affresco sono 12 metri quadrati, ma in termini di pixel, rappresentata in termini di digitali, erano circa 7 milioni di punti. Allora, questo algoritmo era un setaccio che da 7 milioni di punti riduceva la ricerca a 100 e funzionava. Miracolo. Perché dico miracolo? Perché è miracoloso che la realtà si possa matematizzare, quindi astrarre, trasformare i numeri in una teoria con cui noi facciamo conti, eseguiamo questa simulazione e scopriamo che quello che otteniamo ha ancora a che fare con la realtà. È sbalorditivo, d'accordo? Per me, io quando ho studiato la trasformata di Fourier, io l'ho studiata come quell'oggetto che mi serve per definire gli spazi di Sobolev, ok? Non avrei mai pensato che la trasformata di Fourier potesse avere nulla. Io quando ho studiato anche in modo abbastanza astratto, anche l'analisi l'ho studiata in maniera molto astratta. E quindi, quando mi sono imbattuto a lavorare su questo problema, non mi sarei mai... È come per Yves Meillet, ve lo ricordate cosa diceva Yves Meillet? Quando ho scoperto che diciamo, la formula di riproducente di Calderon aveva qualcosa a che fare col trattamento dei segnali, ne sono rimasto folgorato. Per me è stata una cosa molto simile. Cioè non mi sarei mai aspettato che una matematica che stava sulla carta potesse riuscire ad avere una corrispondenza nella realtà. Ci siamo? Bene. Questa è anche realtà, purtroppo. Quanti frammenti rimanevano poi collocati? Quei dati che noi avevamo, e cioè un 10%, sì, non potevamo aspettarci molto di meglio una volta realizzata la cosa. Tuttavia, questa è una scena di quasi 12 metri quadrati, e si scopre che la densità per metro quadrato era di circa 70 frammenti. Allora, per capirci cosa significa, significa questo. Allora, proviamo a scrivere un metro quadrato è qualcosa di questo genere qui. Va bene? 70 frammenti significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, sono tanti. Ci siamo? Non è male. Cioè, è malaccio, malissimo. Ma non è male. Non è troppo male, dai. Allora, i frammenti trovati, mostrano una concentrazione di frammenti localizzati su quella scena provenienti da tre casse in particolare, di cui una era quella che avevamo trovato già diciamo a mano. E si scopre che queste tre casse contenevano più frammenti di quella scena. Io chiamo questo grafo che rappresenta quanti frammenti sono stati trovati per ciascuna cassa, e noi avevamo 113 casse, e si scopre che ci sono frammenti in tutte le casse che vengono da quella scena. Allora,
Io chiamo questo tipo di grafo le impronte digitali di Brandi. E chi era Brandi? Cesare Brandi era il direttore dell'Istituto Centrale del Restauro immediatamente dopo la guerra. E lui aveva preso a cuore il problema degli affreschi e, come vedremo, scrive dei rapporti in merito al tentativo di ricostruzione. Diciamo che quelle frammenti in quelle casse sono il lavoro che loro hanno fatto, i tentativi di raggruppare i frammenti che probabilmente venivano dalla stessa scena. Quello è il lavoro analogico, eh? Il lavoro digitale è tutto il resto, tutto quello che loro non potevano trovare, d'accordo, e che questo metodo di setaccio è stato in grado di trovare. Un metodo moderno, digitale. Ci siamo? D'accordo? Ora, questo tipo di situazione è tipica. Tutte le scene dell'affresco hanno avuto lo stesso risultato. Eh? Tutte le scene hanno avuto la stessa distribuzione, stesso numero di frammenti, casse individuate dove i frammenti venivano raccolti. Insomma, più o meno la stessa situazione. Ora, i risultati. La distribuzione dei frammenti è sparsa, chiaro, d'accordo? Questo risultato concorda, diciamo, con la superficie limitata che abbiamo calcolato mano a mano attraverso il frammentificio. Cesare Brandi. Cosa scrive Cesare Brandi? È come al solito, in passato avevano molti strumenti di meno, ma ugualmente erano in grado di capire cose molto complesse. Magari con metodi diversi, magari con maggiore arguzia. E lui scrive, nel suo rapporto del 1947, in molti casi anche un modesto frammento isolato riesce a timbrare cromaticamente tutto il passo pittorico a cui si riferisce. Per così dire, si spande come se sviluppasse degli armonici. Beh, il fatto che usi la parola armonici è buffo, però è veramente così. Quindi è come la storia sia connessa. D'altronde, l'importanza del ciclo padovano era tale che non può essere esagerata e anche la riconquista di un solo decimetro quadrato ha un'efficacia che nessuna modestia può nascondere. Che vuol dire? Vuol dire che i frammenti sono pochi, ma trovarne uno è una caccia al tesoro. Ne vale la pena. Eh? Allora io vi chiedo se siete d'accordo con Cesare Brandi, guardando, diciamo, degli ingrandimenti localizzati della ricostruzione virtuale degli affreschi. Possiamo ingrandire l'immagine? No, non in quel senso, nel senso di porla a schermo, a tutto schermo, grazie. Io vorrei soffermare un attimo su questa immagine. Allora, su questa immagine, come si vede, ci sono delle fogliame relativamente ad un albero e poi dei segni che persino Luigi riuscirebbe a distinguere come degli uccellini. Persino Luigi, eh? Ma nemmeno Maria Stella sarebbe riuscita a individuare la nuvola. D'accordo? Teniamo presente che quella nuvola è delle dimensioni di 2 euro. E questo frammento è arrivato in prima posizione candidata. Quelle sfumature interne al frammento sono, per l'analisi armonica, per l'analisi di Fourier, una impronta digitale univoca. Non c'è in nessun'altra parte dell'affresco una cosa che gli assomigli. Va bene? Quando noi abbiamo trovato questo frammento, abbiamo capito che la cosa prendeva una piega molto
importante. Va bene? Andiamo avanti. Questo è ancora, diciamo, San Giacomo. Possiamo rimpicciolire un attimo a tutto schermo l'immagine. Allora, vi chiederei di ricordarvi un attimo questo calzare, di imprimere un po' nella memoria l'immagine di questo calzare dove ci sono dei pezzi di colore verde, degli incarnati, perché poi lo rivedremo in altra forma successivamente. Ok, ve lo ricordate? 1506, Mantegna muore. 500 anni dopo è il 2006. Ovviamente l'ente finanziatore vuole avere un ritorno d'immagine. E per l'anniversario della morte di Mantegna vengono organizzati 3 mostre gemelle, Mantova, Verona, Padova. E ovviamente a Padova c'è un'attesa molto forte perché c'è l'apertura della Cappella Ovetari, con il restauro fisico degli affreschi. D'accordo? Sono stati incaricati con la luce Gian Tommasi, tra i migliori restauratori italiani, che hanno operato per esempio sulla Cappella Sistina, e viene chiesto loro di mettere in pratica la nostra mappa virtuale e renderla reale. E noi avevamo utilizzato le immagini a Linari come sfondo di riferimento per fare tutto, non solo per localizzare i frammenti, ma anche poi per visualizzare il risultato. E la cosa li ha conquistati e hanno ritenuto come possibile forma di restituzione quella di far fare delle gigantografie del bianco e nero da riproporre sulla parete e sopra queste gigantografie ricostruire, ricollocare i frammenti e eventualmente nelle parti in cui c'è una maggior densità di frammenti minimamente, completare le lacune in rigatino, quindi con un tratto che distingue la parte di connessione dal frammento e di riproporre questo tipo di restituzione. D'accordo? Adesso vediamo degli scorci degli affreschi, però restaurati fisicamente, che hanno una natura molto simile a quella. Questo è il calzare non più virtuale, ma fisico. D'accordo. Allora, e delle parti mancanti? Qui abbiamo un lavoro che avevo fatto come primo tentativo di
recuperare, diciamo, dei colori. Noi abbiamo le foto del 1940 con delle immagini a colori con una pessima risoluzione. E l'idea era quella di fondere queste immagini con l'immagine 1920 a più alta risoluzione e creare un'immagine a colori ad alta risoluzione. Allora, vedete, per esempio, questo personaggio ha delle rughe visibili sulla fronte che non sono visibili nelle immagini del 1940. Allora, un primo tentativo che abbiamo utilizzato era di trovare una tecnica matematica che avesse una sua ragione d'essere, che fondesse queste due informazioni correttamente e producesse un'immagine adesso a colori che, come vedete, è ad alta risoluzione. Il problema di questo aspetto è che questa immagine ha dei colori falsi, d'accordo? Quindi sarà anche bella, ma non è quello che erano gli affreschi, d'accordo? Allora, nasce così un'altra idea, che è quella di utilizzare i colori veri, cioè quelli dei frammenti. E uno si può ispirare, se si vuole, proprio al Cesare Brandi, che diceva che anche il modesto isolato frammento si spande, si spande come sviluppasse degli armonici. Allora, se voi prendete un pezzo di metallo che è molto caldo e lo mettete in contatto con un pezzo di metallo, un altro pezzo di metallo, cosa succede? Se manteniamo il primo caldo, anche l'altro si scalda. Se l'altro pezzo di metallo però non omogeneo, allora si scalda in maniera non omogenea, avrà parti più calde e parti più fredde, d'accordo? Allora l'idea era quella di sostituire al calore il colore e la parte di non omogeneità, i gradienti del grigio, e cioè dove il grigio aveva gradiente nullo, facciamo sì che la diffusione del calore colore avvenga in maniera veloce, mentre nei punti in cui il gradiente rappresenta dei punti di salto dell'immagine, quindi il gradiente è un po' singolare, lì non vogliamo più che diffusione avvenga. Va bene? Mettendo insieme questi due concetti che si rappresentano in maniera corretta da un punto di vista variazionale, si ottiene appunto una diffusione non omogenea del colore, ottenendo per esempio dei risultati di questo genere qui. Il calzare, i frammenti, ecco il risultato della minimizzazione di questo tipo di problema variazionale. C'è una completa ricolorazione dell'affresco. Quindi, come diceva Cesare Brandi, sorprendentemente questa informazione che sembra così povera, in realtà è molta più informazione di quella che può sembrare. Va bene? Ho della teoria che mi permetterebbe di spiegarvi come mai è così ricca questa informazione, quando apparentemente sembra così povera. Si può spiegare matematicamente, però purtroppo in tempo mi hanno detto che sembra essere in scadenza e quindi mi trovo a dover chiudere, però voglio chiudere con mostrandovi dei piccoli video molto rapidamente che vi mostrano un po' del lavoro duro che è stato fatto ad un certo punto relativo ai frammenti e alla loro ricolorazione fisica. Queste sono le famose casse. I numeri dei pezzi, per favore. C'è ancora qui. 18C. Alcuni di questi frammenti li riconoscerete. Hanno sostanzialmente limato tutti i frammenti e che avessero la stessa spessore, in modo che presentati in maniera
planare sulla facciata avessero una presentazione uniforme. Qui vediamo appunto, diciamo, la ricostruzione virtuale realizzata in una stampa e la ricollocazione dei frammenti secondo le coordinate date dalla mappa virtuale. Vi ringrazio. Dunque abbiamo un tempo veramente molto ridotto per magari giusto una o due domande. Ci sono richieste. Sì. Quando ha parlato dell'immagine da ricercare, ha detto che erano sempre immagini circolari. E quindi il frammento ideale era circolare, quindi per avercela il più possibile sfruttare completamente. Sì. È stato effettivamente scelto di utilizzarne solo una parte circolare o dallo stesso frammento ne sono state sovrapposte magari più d'una, che chiaramente rende più complicata l'analisi probabilistica, però no, da altre informazioni. Allora, lei ha completamente ragione, assolutamente ragione. In realtà uno può estrarre più di un bollino. Quello che si sa è che comunque le posizioni candidate per due bollini diversi devono essere consistenti con due dati. Il primo dato è che la distanza deve essere la stessa, deve mantenersi, e l'angolo deve mantenersi. Quindi utilizzando multipli bollini, cosa che abbiamo fatto, riuscivamo a incrociare e a sfoltire le posizioni candidate ulteriormente. Se il frammento era sufficientemente grande da poter prendere più bollini, questo era automaticamente fatto. È corretto. Intanto abbiamo un... Grazie. C'è del caffè e dei biscotti in questo corridoio, poi vi guiderò e possiamo usare lì quel luogo e quel tempo per magari per delle domande, visto che l'aula deve essere assolutamente lasciata. Grazie. Grazie, allora ringraziamo ancora.